Eccoci qua di nuovo in diretta, maestro Rino Tommasi, siamo in piedi per parlare con lei. No, ma sono curioso di sapere che cosa ha detto di storico Abete. No, prima però c'è un sms per te di Laila, che generalmente ce l'ha con me perché dice che seguì l'allenatore della Roma, però ti fa una domanda di tennis. Per Tommasi, Federer è il più grande di sempre? No, il più grande di sempre non c'è, non perché Federer non sia un grandissimo campione. È uno che piace molto per il modo in cui ha di giocare, per il modo in cui ha di stare in campo, ed è sicuramente uno dei pretendenti al titolo di più grande di sempre. Ma come ti ho detto, il più grande di sempre non c'è, perché è impossibile mettere a confronto atleti che hanno giocato in epoche diverse, con palle diverse, con racchette diverse e tante altre situazioni. È sicuramente tra i più grandi. È il più grande della sua generazione, magari? È il più grande della sua generazione o del suo tempo? Beh, bisogna vedere, perché Nadal avrebbe qualche cosa da obiettare. Però, considerato, scusa, che Nadal contro Federer ha più vinto che perso, ecco. Però scusa Rino, Federer diciamo che è il giocatore che è stato più da diversi anni il numero uno. Sì, però più anni perché, numero uno. Perché è nato prima. E quindi in un certo senso... No, però anche quando c'era Nadal Federer è stato numero uno. No, mica tanto. Ti dirò che da quando è nato Nadal, quando è entrato nel grande tennis Nadal, è stato più volte numero uno Nadal di Federer, ecco. Chiaro. Senza che la situazione, diciamo, la rivalità sia stata risolta in un modo o nell'altro. Due grandi campioni, anche molto diversi, con una maggiore facilità di gioco da parte di Federer, una maggiore intensità agonistica da parte di Nadal, che non dimentichiamo che viene da una famiglia di sportivi e quindi lo sport ce l'ha più nel sangue, ecco. Miguel Angel Nadal, te lo ricordi, Petruzzi, difensore centrale del Barcellona? Sono il tuo nipote, lo zio. Lo zio, esatto. Zio. Allora, intanto Abete ha parlato, Rino. Allora, come giudicheresti Massimo Moratti se, domandandogli di mercato, lui rispondesse: beh, spero che i nomi che prenderà l'Inter siano quelli che leggo sui giornali? Che cosa ne penseresti, Torino? E perché non li prende? Oh, apposta. Allora, ha parlato Abete, prego Serafini. Ha detto: lo scandalo del calcio ha colpito e non sappiamo come finirà. Sono realista, mi aspetto quello che c'è scritto sui giornali. Però la mia serenità è che c'è una federazione seria alle spalle, con organi giudicati seri e con il procuratore Palazzi e i suoi collaboratori che stanno lavorando correttamente e seriamente. Però queste sono parole di Petrucci, non di Abete. E Petrucci, allora, che ne pensi? Però in 4 anni non sono ancora riusciti a risolvere il problema di chi ha vinto lo scudetto 4 anni fa. Sei Rino. Quindi gli organi di giustizia sportiva avranno tutti la fiducia di Abete e tutto quello che vuoi, però non hanno risolto un problema che tutto sommato è abbastanza importante, mi sembra. Direi proprio di sì. Comunque, Drino, intanto in Spagna è successo uno scandalo analogo a quello che vediamo noi, anzi analogo, peggiore forse, abbiamo visto le immagini, Petruzzi, Rayo Vallecano Granada. Sì. Dove praticamente negli ultimi minuti di gioco, quando l'Atletico Madrid con Falcao ha fatto il gol nell'88esimo minuto di gioco contro il Villarreal, a un certo punto tutti i giocatori del Rayo Vallecano, che si stava giocando la salvezza con il Granada, si sono agitati andando a parlare con i giocatori del Granada. Dica, Petruzzi. No, perché praticamente anche il Granada lottava per la salvezza. Esatto. Ecco, in quel momento il Granada poteva anche perdere e il Rayo Vallecano aveva bisogno invece di vincere per salvarsi. Sì. Quindi che cosa è successo? Si è visto proprio un intenso parlottare al centro della... Una trattativa. Sì, e in un minuto vedete Rayo Vallecano ha fatto gol sul calcio d'angolo dove i giocatori non sono stati marcati. Però in Spagna so che... Tu puoi pagare la squadra... Però non ti puoi accordare così, questo è con Bin, che è un'altra cosa. Scusa, perché se lo faccio prima della partita... No, tu puoi fare un premio a vincere, sì. Cioè tu non è che tu puoi pagare sì, è chiaro. Cioè Barcellona può pagare l'avversario del Real Madrid per impegnarsi di più, questo può fare. Sì, ma lo può fare prima, non è lo può fare a fine primo tempo. Comunque, sai, ci sono stati più incontri truccati nella storia del calcio che non so. Ma questo è scandaloso, si vedono proprio i giocatori che parlano. Cioè, palese. Ti ricordi, Rino, quando Galante disse a Dell'Icari, sì, facciamo di fare... Sì, era su un'azione di Bologna, era un Bologna-Torino. Esatto, a Torino. A Torino. Sì. Un pareggio accomodato, insomma, in modo abbastanza fanciullesco. Sono diversi del Rayo e diversi del Granada, stanno parlottando...
Ci sono trattative che alle volte si fanno negli spogliatoi, sarebbe meglio si facessero negli spogliatoi, però poi manca, si possono come anche il paglio fare di Siena, come il paglio certo, di Siena. Non è un bel vedere, ma tutto questo è il problema, insomma, di uno sport che inevitabilmente deve affidarsi a questo meccanismo dei gironi, dei campionati, per cui a me piacciono, perché piacciono gli sport che vanno ad eliminazione diretta. Se vinci vai avanti e se perdi vai a casa. È chiaro che il calcio ha bisogno, per esigenze di calendario, deve riempire tante settimane e quindi è inevitabilmente destinato ad affidarsi ai gironi, e quindi una squadra incontra tutte le altre e si presume che alla fine vinca la squadra più forte, però c'è la possibilità di queste partite in cui una squadra ha interesse a vincere e la sua avversaria non ne ha nessuna. E allora si mette fuori il banchetto, fuori dallo stadio, e si accettano le offerte più interessanti. Tanto ti chiedo, Rito, qual è la più bella tennista quest'anno agli internazionali? Ivanovic. Tu dici Ivanovic. Forse non è lontano. Si vede, un po' bambolina però, dice, no, Ri? Ci vede lungo, No, bellissima ragazza l'Ivanovic. Più bella la Ivanovic o Arancia Sanchez? No, adesso, perché sei tu devi essere, voglio, non rinunci a lui, fa questi ma a me piaceva la Sabatini, così esteticamente, anche se no, perché c'avevo le spalle da carrettiere. Vabbè, però non è brutta, molto carina di viso, ma è vero, però ha ragione, però, Rino, aveva le spalle un po' troppo mascolina. E poi, insomma, con qualche sospetto anche. Cioè, dai. Credi ancora alle favole? Cioè, va bene a motore o? Ma che cazzo? No, ma insomma, non al disdegna, timone. Via. Non disdegna le donne? Forse gli piace, come io dicevo una volta durante un commento in televisione, parlando della Navratilova, che a un certo punto dominava il tennis femminile, e io ho detto, perché gli hanno chiesto perché non giocasse nei tornei maschili, e io ho detto, anche come avversarie preferisce le donne. Anche ma la Sabatini è una delusione, però, Rino, cioè, i miei primi sogni. Beh, da piccoletto. Ah, non c'avevi niente di meglio da sognare? Beh, oddio, no, ma il tempo c'era, che ne so, Sabrina Salerno, Gloria Guida. Gloria Guida. Oddio, Gloria Guida mica era male. No, Fennec, ma nemmeno la Sabatini era male, però una bella faccia, però ripeto, queste spalle, io dico da carrettiere, ed esagero naturalmente, però un pochino troppo... muscolose? Beh, insomma, troppo larghe, troppo mascolina, ecco. Diciamo che potremmo dire che la testa, il viso della Sabatini, il corpo di Steffi Graf, usciamo su donne perfette, insomma. Ah beh, Steffi Graf dal punto di vista come qualità atletica e come gambe, ecco, per esempio, Graf altra categoria, Diciamo che il naso la condannava un pochino, se diciamo che a tavola sparecchiava, se diciamo, diceva di no. Comunque, intanto vedo delle foto attuali di Gabriella Sabatini, che forse si è anche migliorata. Negli anni 80 c'era sto capello cotonato che non si può guardare, adesso con un capello tutto liscio è carina. Oddio, storia, qui c'è il mento che pare Schumacher, però pare un po' Luis Enrique con i capelli lunghi, però. Sì, ecco, insomma, allora l'abbiamo devastata, insomma. Maestro, che ne pensa di Del Piero, che ha detto alla Juventus non ritirate la maglia numero 10, perché è il sogno di ogni bambino e non va ritirata? È un'idea abbastanza originale ed è servita a far parlare di Del Piero per un paio di giorni, quindi... Ma è un ulteriore smacco alla dirigenza, magari poteva un no, pochettino... No, lo smacco alla dirigenza è quello del Milan che l'anno scorso ha dato Pirlo alla Juventus. E in una situazione del genere un dirigente andava, in un certo, azzerata tutta la dirigenza del Milan, Eh beh, sicuramente l'hanno pagato cara, forse è stato il primo errore. Ma sai, era quasi automatico. Ma sai cos'è poi, Rino? È sta grossa ipocrisia che c'è, no, quando un giocatore si ritira. Cioè, tanto Maradona, anche se adesso, che ti posso dire, il più scarso del Napoli degli ultimi 20 anni, Nicola Caccia, indossa il numero 10, Maradona sarà sempre il numero 10 del Napoli. Cioè, non serve ritirargli la maglia. Del Piero sarà sempre la maglia numero 10 della Juve, come Totti, diciamo, sarà sempre la maglia numero
numero 10 della Roma. L'idea del ritiro della maglia è abbastanza romantica per se stessa, e quindi tutto sommato non c'ho nulla in contrario a che una squadra ritiri la maglia dei giocatori più rappresentativi, purché naturalmente si tenga un limite di altissima qualità, perché un giocatore per avere il diritto al numero della maglia deve aver fatto cose straordinarie, perché sennò non si può dare la maglia a Loria. Oseangel, diciamo, non gli... ecco, non gliela ritiriamo. Loria pure ne forse male. Gliela ritiriamo, nel senso gliela ritiriamo appresso. Maestro, le volevo... A questi giocatori la maglia va ritirata durante il campionato. Certo, non ridata mai più. Maestro, sta facendo molto discutere in questi ultimi due giorni un articolo apparso sulla Repubblica a firma di Francesco Merlo, dedicato a Del Piero, il tramonto d'Italia nel tramonto di Del Piero. Me lo sono fatto cercare, perché io non l'ho visto quando è uscito, e quindi ho cercato di recuperarlo. Le posso leggere il paragrafo che viene, diciamo, condannato dai tifosi della Roma, ma forse non solo da loro. Oggi che come non mai abbiamo bisogno di eccellenze, perdiamo la nostra eccellenza più amata, oltre lo stile Juventus, oltre il calcio, oltre lo sport. Esce il campione mai sporcato dai moggi, quello che è mai coinvolto nelle truffe che gli vorticavano intorno, il virtuoso che mette la palla dentro e la lingua fuori, non il Totti che sputa e prende a calci l'avversario, ma il cavaliere educato che sorride di se stesso e di imbarazzo. Questo qui è uno che ce l'ha con la Roma e quindi ha preso questo esempio, questa, sbagliando completamente, perché non c'è bisogno per elogiare un giocatore, vero, dire cose cattive nei confronti di un altro, che poi non le merita assolutamente, perché io non sono romanista, però io ho una grande simpatia, una grande ammirazione per Totti, perché sopportare la popolarità di cui Totti meritatamente gode a Roma, bisogna avere le palle, non è mica facile. No. Tanto ti chiedono se Sabatini non è stata con Leconte? Non mi risulta. Però sai, le vie del Signore. Quanto era forte Leconte? Il braccio sinistro del Padre Eterno, io l'avevo chiamato una volta. Veramente, che giocatore, era Leconte. Però purtroppo la testa non era pari al talento, e quindi ha vinto di meno di quello che avrebbe potuto vincere. Io gli ho visto perdere contro Vilander una finale a Roland Garros, nella quale è stato, non dico scherzato, ma quasi, ecco, da un avversario che era molto più intelligente di lui, anche se meno dotato. Senti Rino, cosa ne pensi di Antonio Gabrini, che è diventato allenatore della nazionale femminile? Perché avevano bisogno di riempire un quadretto, no? Nell'organigramma della nazionale femminile. C'era da mettere lì, hanno preso un nome, insomma. Tutto sommato, come allenatore della nazionale femminile, Cabrini va già meglio di tanti altri, ecco. Sì, infatti. Almeno certe qualità estetiche gli si devono riconoscere. Sì, anche se lì pure il calcio femminile non è che per forza siano apprezzate. Io adesso ci mettevi una bella donna. Il calcio femminile non dico che lo detesto, come non mi piace il pugilato femminile di fronte al quale ho letto l'altro giorno che forse l'Italia non manda nessuna pugilessa, se così si possono definire, alle Olimpiadi, e la considero una buonissima notizia. Il pugilato femminile proprio non lo sopporto assolutamente. Bene maestro, grazie, ci risentiamo domani. Va bene, ciao, buona serata. Grazie.